Come ogni anno torna il nostro tour alla scoperta dei carri allegorici e del loro significato. E allora andiamo a sentire la voce dei protagonisti, ovvero dei maestri carristi. Lavori in corso e quasi addirittura d'arrivo all'interno degli hangar di Viale Piceno per l'uscita dei carri in occasione del carnevale estivo in programma il 21 e 22 agosto in zona Sassonia e il 28 e 29 agosto in centro storico tra Pincio e Borgo Cavour. Tema dell'edizione 2021, Dante. In questo primo appuntamento abbiamo sentito il giovane Matteo Anghera dell'associazione Carnival Factory con la sua creazione dal titolo L'amor perduto, la perdizione. Ho voluto soffermarmi sui punti deboli che studiando un po' Dante ho ritrovato, che è il punto debole di tutti gli uomini, che sono le donne. Dante era aveva una grande passione per le donne, quindi ho voluto ricostruire una selva di tentazioni dove Dante ci stava bello comodo, però verrà ripescato, richiamato all'ordine da una Beatrice che si trova nel paradiso, quindi è un Dante un po', infatti ho rappresentato un Dante anonimo. Le vesti sono quelle di Dante, però vuole rappresentare un po' tutti gli uomini. Il carro, aggiunto poi il carrista, è diviso su tre livelli. Viene rappresentato nella parte bassa l'inferno, la selva appunto delle tentazioni, poi nella parte centrale c'è la porta del purgatorio, da dove poi in alto spunterà fuori Beatrice e le ali degli angeli a rappresentare il paradiso.